E a questo punto della domenica, lo sapete bene, è il tempo di prendere il taccuino, la penna e appuntare diligentemente la lezione di storia, cultura ed amenità partenopee del professore Amedeo Colella. Nisciuna nasce imbarata. Nei secoli addietro i morti napoletani venivano seppelliti nelle terre sante. Si finì all'emanazione dell'editto di Saint-Cloud, l'editto napoleonico che crea i cimiteri extra moenia al di fuori delle mura, i morti poveriella andavano nelle fosse comuni. I morti invece nobili, aristocratici, quelli che avevano insomma la cappella gentilizia spesso nelle chiese, venivano messi a essiccare, venivano messi a scolare. Sì, il processo della scolatura era un processo di perdita di liquidi organici e nasce la famosa locuzione scula, che in realtà è geniale in lingua napoletana, che tu possa morire e essere messo lì a perdere liquidi organici. Era necessario che il corpo si decomponesse, perché se non avveniva la decomposizione, se il corpo si mummificava, insomma si credeva che l'anima non riuscisse in qualche modo ad arrivare al paradiso. E allora spesso per accelerare il processo di decomposizione corporale esisteva appunto la figura dello schiattamorto. Quando si gonfiava il corpo, lo schiattamorto scendeva negli ipogei, nelle cantarelle, e provvedeva a punzecchiare, letteralmente a forare il corpo per accelerare il processo di decomposizione. Una volta che il processo era completo, lo scheletro andava ovviamente nello stadio comune, mentre invece i teschi, i crani, si poggiavano sui cornicioni. In qualche modo questo faceva sì che continuasse un rapporto con la testa del defunto, e quindi in qualche modo la presenza del defunto era in qualche modo garantita. I vivi allora continuavano a prendersi cura delle anime del purgatorio, che identificavano proprio nei crani, nelle capuzzelle, mandavano refrischi all'anima propriatoria, cominciarono a pulirle, a prendersene cura, e quindi nacque un processo di adozione delle capuzzelle, un processo che ha riguardato i secoli scorsi, che si è concluso negli anni 70 del Novecento, perché la Chiesa non ha mai visto di buon occhio questo processo di adozione delle capuzzelle, perché i fedeli vedevano nella capuzzella incorporata quasi l'anima priatoria, l'anima pezzantella, l'anima che chiede. Sì, ma se tu chiedi, ecco, il ragionamento del napoletano era più o meno questo, tu chiedi qualcosa a me, chiedi di ascendere al paradiso e lasciare le fiamme del purgatorio, anima pezzantella, lei fa, se io faccio qualcosa per te, ti dico le preghiere, ti dico le messe, ma tu ia fa qualcosa per me. E quindi a queste anime pezzentelle veniva richiesta in realtà un'intercessione. Cosa veniva chiesto? La guarigione della malattia, il ritorno del marito dalla guerra, che ne so, un buon marito per figli, ma pure un uterno banculotto. E fra le varie capuzzelle che venivano adottate nei secoli scorsi nella città di Napoli, ce n'è una però, una che è veramente particolare e che nel quartiere in cui siamo, intorno a Spaccanapoli, qui nella chiesa di Santa Lucella, divenne una vera superstar, un teschio che aveva una particolarità davvero unica. Andiamolo a visitare assieme. Siamo nell'ipogeo della chiesa di Santa Luciella a Spaccanapoli, siamo nella Terra Santa. I teschi sono lungo le cornici, quelli che sopravvivevano alla decomposizione corporale, ma fra questi teschi ce n'era uno che rispetto agli altri aveva una maggiore probabilità di ascoltarti. E sai perché? Perché teneva le orecchie. E allora questa era la voce che girò a Napoli, certamente un teschio che ha le orecchie perlomeno ti sta a sentire. In realtà il teschio che ascolta è una storia che nasce appunto nel centro antico di Napoli. Al teschio con le orecchie venivano rivolte una serie di richieste, di grazie, e a giudicare dal numero di bigliettini enormi che ancora oggi ci sono qui nell'ipogeo della chiesa, e a giudicare anche tra le altre cose dagli ex voto, che dimostrano che effettivamente non solo ascolta ma anche realizza insomma le richieste dei fedeli. In realtà si tratta semplicemente di una deformazione anatomica, l'osso temporale che si è aperto in qualche modo e con l'umidità ha assunto una posizione che somiglia appunto a delle orecchie, ma alla fine gira questa voce e il teschio che ti ascolta. E allora, parlando di orecchie, voi sapete sono un linguista nella lingua napoletana, ecco, quando uno è assai petulant, ma lo sei bis interrecchie, oppure fai una cosa solo perché malaggia lua a interrecchie, oppure sei ben attento a pizze orecchie, insomma le orecchie tornano
sempre nella lingua. Uno che è stupido, assai, uno te ne ha capo solo per spartere le orecchie, non c'è nessun altro scopo. Uno che ha un udito particolarmente fine, tiene le orecchie pulicane, e in realtà, dato che la lingua napoletana è una lingua aulica solenne, qui non c'entra niente il pellicano, l'uccello, e non è sconosciuto alle nostre latitudini, ma c'entra niente proprio di meno che il pubblicano, cioè la gente delle tasse di epoca romana, che stava sempre lì a origliare, a sentire redditi che qualcuno provava ad evadere. Pensate che solennità c'ha la nostra lingua. Quando invece qualcuno pare che non sente mai, ecco, a Napoli si usa dire ancora ma vatta a spilere orecchie a San Pasquale. Perché a San Pasquale? I monaci di San Pasquale a Chiaia, dalle mandorle dell'orto del convento lì di San Pasquale a Chiaia, ottenevano appunto un unguento che serviva appunto ad ammollare il tappo di cerume. Quindi i napoletani andavano lì a farsi spilare le orecchie a San Pasquale. Ma qui però, qui nell'ipogeo di Santa Lucella, c'è una capuzzella che non ha certo bisogno di farsi spilare le orecchie da nessuna parte. È una capuzzella unica, veramente straordinaria, il teschio con le orecchie.